come fare tutti i lavori di casa è un libro che parla in, fondamentalmente vuole dare un po' un invogliare a cominciare a fare le cose da sé, quindi racconta un po' di tutti i materiali, di tutti gli attrezzi che sono a disposizione facilmente e di come affrontare sia le piccole riparazioni domestiche, quindi le cose più semplici che si affrontano, non so, la manina che perde, il muro da stuccare, un po' di cose di questo genere, che invece cimentarsi nel riuso, nel riciclo creativo, nella reinvenzione un po' tutte le cose. Partendo dall'inizio, diciamo che una cassetta degli attrezzi che si rispetti non è troppo complicata, ci sta in uno zaino giallo. Quindi, bene o male, c'è chi conosce più o meno di questi attrezzi, ma diciamo che è una cosa abbordabile. Avere un po' di attrezzi a disposizione e iniziare a capire come usarli è il primo passo per poter diventare poi indipendenti in tutti quei piccoli lavori che per cui normalmente chiamiamo uno specialista o l'idraulico o l'elettricista, il falegname, il muratore. Saperli fare da sé comporta sia un risparmio economico che un sacco di soddisfazione, perché quando hai risolto una cosa sei contentissimo, ne parli con tutti, eccetera, che è un modo di vivere affrontando diversamente le problematiche. Quindi tante volte spaventa inizialmente il mettersi ad operare soprattutto sulla propria casa, quindi una cosa per cui mi chiamano sempre un sacco di amici e di amiche è: devo montare una mensola, ti prego vieni a farmi i buchi nel muro. In realtà si tratta proprio del primo passo, perché una volta incominciato basta sapere cosa fare e cosa evitare di fare e poi è tutto è là per andare. Nel libro c'è appunto una introduzione che parla un po', presenta un po' il libro, parla di riciclaggio, di riutilizzo, di reinvenzione, quindi di prendere elementi già esistenti, oggetti già esistenti e trasformarli in qualcos'altro. Parla poi la seconda parte degli attrezzi, quindi sia di come utilizzarli al meglio, a cosa stare attenti, cosa fare, cosa non fare, come conoscere tutte le varie funzioni di un oggetto o a cosa serve quel determinato oggetto, se hai che tassello usare per fissare qualcosa alla determinata parete. Parla, importantissimo, dei DPI, dispositivi di protezione individuale, quindi guanti, mascherina, occhialini. Ieri mi stavo sparando una graffa nell'occhio e mi sono ricordato del mio libro. La terza parte parla dei materiali, sono chiaramente non sono tutti materiali, ma sono i materiali di più facile reperimento ed utilizzo, quindi non si parla per esempio di vetro, perché comunque è pensato per persone che si affacciano a questo mondo, quindi sono tutte cose abbastanza semplici: legno, ferro, acciaio, metalli in generale. Un po' di materiali interessanti. Io appunto, facendo tante volte o l'attrezzista per il teatro, per la televisione, o scenografia o cose varie, mi è spesso capitato che mi richiedessero cose che non esistono e quindi o che non esistono o che costano una miriade di soldi, e quindi devi un attimo ingegnarti, capire con cosa potresti fare qualcosa di simile e metterlo insieme. Nella parte dei materiali interessanti ci sono materiali come la schiuma poliuretanica, che è quella che si usa per riempire i muri, la schiuma, e poi aumenta di volume tantissimo, che per esempio una volta asciutta puoi scolpire e avere un quasi sostituto della plastica. Cioè, vabbè, plexiglass, un po' di varie cose. C'è poi una parte sui colori, vernici, diluenti, pitture, dove usare, quale pittura, vari trucchi, per esempio
non si può usare la bomboletta spray sul polistirolo perché viene corroso. Allora prima devi dare uno strato di vinile. Insomma, un po' di trucchetti vari, di tutti i tipi. C'è poi una sezione appunto sul come fare tutti i lavori di casa, quindi ci sono un po' di interventi sui muri, imbiancare, stuccare, pitturare e tutto il resto. Una parte sull'elettricità, una parte molto semplice di cose molto basilari, quindi come so, come fare portalampada, interruttore e spina, che è facilissimo, come riparare una lampada. C'è un'altra sezione a cui teneva tanto il nostro amico Luigi, sulle cose di acqua si chiama, perché una volta ha cambiato un rubinetto, mi ha raccontato che era super soddisfatto da questa cosa. Allora, c'è anche come cambiare un rubinetto, Gigi. Poi ci sono un po' di problemini molto di facile soluzione, come, che ne so, quando apri la porta e la maniglia ti resta in mano, molto spesso è giusto da stringere una brugolina che c'è sotto. Scusa Alice, posso citarne ma uno certamente. Che mi ha cambiato la vita? Come regolare le ante dell'armadio? Cioè una delle robe più terribili, no? È perché tutte quelle vitine hanno il loro senso. Lì c'è spiegato. Non sono mica sceme quelle vitine. C'è quella che allarga, quella che alza, quella che abbassa, e un sacco di segreti. L'ultima parte invece è dedicata alla reinvenzione, quindi al riutilizzo di oggetti secondo altre razionalità che vanno a costruire qualcos'altro. Quindi non so, c'è un lampadario fatto con un ombrello aperto, cosa, chiaramente questi ci sono dei progettini che sono abbastanza semplici, e di facile veloce realizzazione. Non lo so, cioè, non c'è, ma ci sono in fondo un po' di immagini, un tagliere con infilzate delle forchette, che chiaramente non sono infilzate ma sono preforate eccetera, e hai un appendiabiti. Insomma, c'è tutta questa parte che secondo me è la parte che più mi sta a cuore, è quella della reinvenzione, che ti permette, prima di tutto ti permette di scegliere cosa avere in casa, perché comunque al giorno d'oggi siamo IKEA, siamo Brico, siamo Mondial Casa e tutte queste cose qua. Quindi avere un po' di strumenti per poter progettare qualcosa e realizzarlo davvero è molto interessante, perché ti permette di scegliere tu cosa avere nella tua casa o cosa anche produrre per vendere, per avere un tuo... Insomma, quello a cui tengo di questo libro è un po' l'attitudine a provare, sperimentare, farsi venire la voglia di mettere le mani su tutte queste cose e vedere cosa ne viene fuori, perché molto spesso è davvero soddisfacente e davvero molto spesso ci vuole molto poco. Io avrei finito.